A 5 anni dal sisma dell'Aquila, l'avvocato Vania Della Vigna, che assiste alcuni giovani e familiari delle vittime, ha illustrato stamani nel corso di una conferenza stampa le motivazioni dell'azione risarcitoria intrapresa nei confronti della Regione Abruzzo e dell'Azienda per il diritto allo studio universitario, proprietari e gestori della Casa dello Studente. Proprio in occasione del quinto anniversario della morte di questi poveri ragazzi, ho ritenuto necessario riprendere tutto il lavoro fatto in questi 5 anni, iniziando proprio dal lavoro della Procura all'indomani del 6 aprile 2009, quindi tutto il lavoro fatto dall'equipe nominato dalla Procura, tutto il lavoro che è venuto fuori dal procedimento penale con la perizia della professoressa Mulas per giungere a identificare le responsabilità civili che si aggiungono a quelle penali. Pertanto il processo penale, che si è concluso con una sentenza di condanna per gli imputati, seguirà il proprio corso in appello, mentre per i miei assistiti, ho ritenuto opportuno procedere a 360 gradi, e cioè capire quali sono tutte le responsabilità per la morte di quei poveri ragazzi e per le lesioni dei ragazzi sopravvissuti. Secondo il legale, quindi, le responsabilità dei due enti sono molteplici, in base alle perizie condotte sull'edificio crollato, nel quale persero la vita 8 giovani, come ci spiega uno dei consulenti che ha condotto lo studio, l'architetto romano Margherita Ledda. Mi è stata richiesta di fornire la perizia, che comunque era già nella disponibilità dell'avvocato, ed eventuali chiarimenti in modo da integrare quello che sono state le responsabilità individuate e mandate a processo e condannate in sede penale con quelle che sono invece le responsabilità civili. Le responsabilità sono tante, sicuramente c'è una responsabilità da parte della Regione per una mancata vigilanza, perché l'edificio non è stato verificato sufficientemente, le responsabilità da questo punto di vista sono della Regione e del Lazio.